Andiamo alla pagina della politica, andiamo da Stefano Lamarca a Roma, dove sono in corso i preparativi per la manifestazione di sabato di Piazza del Popolo della Libertà. Stefano, allora come sarà organizzata? Innanzitutto sarà una festa di democrazia e libertà, così l'hanno definita gli organizzatori. Poi ci saranno due cortei, uno dedicato ai giovani ed uno alla candidata Polverini, che partiranno da due diverse piazze di Roma per convergere a San Giovanni, dove è stato allestito, lo vedete nelle immagini, un maxi palco. In piazza ci saranno 500.000 persone. A spiegare quanto il PDL sta organizzando per la manifestazione di sabato prossimo è stato il ministro La Russa insieme ai coordinatori del partito. Il premier Berlusconi parteciperà ad uno dei due cortei prima di salire sul palco, dove in compagnia di tutti i candidati presidente del centro-sinistra e del centro-destra, scusate, prenderà la parola. Ma veniamo anche all'inchiesta dei PM di Trani. C'è da registrare un passo indietro del CSM che dice non ci sarà più un'istruttoria sulle ispezioni inviate lì dal ministro Alfano, ma solo una relazione. Premier Berlusconi, grazie Stefano, che ha rivelato in questo clima d'odio progettavano di uccidermi con un attentato. Allora vediamo i servizi. Vogliono ammazzarmi, volevano farmi un attentato accostando una macchina alla mia nel percorso da casa a Palazzo Chigi. Al telefono a pronunciare queste parole c'è il Premier Silvio Berlusconi che si confida così con il commissario dell'AGCOM Innocenzi. Le minacce, il clima d'odio che lo circonda e non ce n'è solo per lui. Ghedini, continua Berlusconi parlando del suo legale, ha ricevuto una cosa con cinque pallottole in cui gli dicono che lo aspetta un caricatore intero, per lui e la sua famiglia. Gli hanno rovinato la vita. Questi fatti, peraltro finora mai conosciuti, sarebbero il frutto del clima d'odio innescato, secondo il Premier, da trasmissioni come Anno Zero, oggetto poi di presunte pressioni, ora sotto la lente dell'inchiesta di Trani. Inchiesta sulla quale Berlusconi ha auspicato una punizione esemplare per quelle che ha definito le talpe, che hanno favorito la fuga di notizie. E sulla condotta di una parte della magistratura, in collegamento con una manifestazione elettorale ad Avezzano, dice chiaramente la sua sulla vicenda delle liste. Scese in campo la magistratura che fa politica, che ha dettato i temi e i tempi della campagna elettorale, prima con una farsa Tangentopoli che non c'è mai stata, che non c'è, si tratta al massimo di singoli casi da individuare e da punire, poi con il tentativo di escludere noi la lista del Popolo della Libertà, guarda caso, nelle due principali città, a Milano e a Roma, e infine anche con quest'ultima risibile inchiesta di Trani,